è arrivato il giorno, anche solo, si chiude così un anno, passo la ventosa per Catanzaro, come chiudete la tua nuova testata a Catanzaro e soprattutto ci sono gli impianti. Sì, vabbè, sicuramente c'è qualche rimpianto perché magari si poteva far meglio e piano piano abbiamo acquisito consapevolezza. Però giudico la mia prova molto buona perché comunque a Catanzaro ho trovato gente di esperienza che mi ha dato tanti consigli, un pubblico che comunque mi ha sostenuto, mi ha dato pressioni e anche grazie a questo mi ha aiutato a crescere. Senti, rischi di aver segnato il gol più importante dell'Inter per il campionato del Catanzaro, insomma, questo tenere il gol, insomma, è una bella cosa, immagino, no? Sì, vabbè, comunque è un'ottima cosa. Sono molto soddisfatto perché è un gol importante, però è un gol che non è solo mio, ma è di tutta la squadra, perché comunque abbiamo lottato tutti insieme e abbiamo vinto la partita tutti insieme. Senti, la sensazione che si ha dall'esterno è che forse troppo tardi, però finalmente sembra abbiate trovato una sorta di quadratura, no? Insomma, oggi l'avete in qualche modo dimostrato, il Siracusa praticamente non ha di fatto mai tirato in porta, anche a Cosenza, insomma, avete fatto una buona partita. Dicevo, forse è troppo tardi, quindi mi ricollego a quello che dicevi prima, c'è qualche rimpianto da fare, cioè qualche tipo di rimpianto. Sì, sì, vabbè, comunque abbiamo raggiunto una consapevolezza, il mister ci ha dato una solidità difensiva, un'organizzazione che noi stiamo mettendo in atto ogni partita. Comunque ora stiamo mettendo qualcosa in più in campo a livello di carattere, a livello di intensità, di voglia, di determinazione, e quindi questo ci porta a far risultato. Per quanto riguarda te personalmente, una stagione anche la tua, insomma, diverse cose positive, qualcuna non troppo, adesso sei in prestito, che cosa credi che possa succedere quest'estate? Ma io ancora non penso sinceramente a cosa succede quest'estate, cosa succederà, penso ancora che ci sono due partite che magari ci possono cambiare un campionato e poi penso che ho fatto alcune cose positive e anche altre cose negative, che comunque grazie a quelle negative che si migliora e si impara a crescere. Grazie a voi, arrivederci.